Come sapete, il TRC Metro Mare fino a Fiera è uno dei finanziamenti perno per questa amministrazione con il PNRR. Noi ci siamo attrezzati per rispettare le scadenze fino ad oggi, dobbiamo far uscire la gara d'appalto entro fine giugno. Per farlo è stata conclusa recentemente la conferenza dei servizi che ha approvato lo studio di fattibilità rafforzato sul TRC Rimini FS Rimini Fiera e a brevissimo andrà in Consiglio Comunale la delibera appunto di recepimento di questo procedimento e di variazione di bilancio per inserire l'opera propedeutica poi all'indizione del bando di gara. E tempi stretti poi anche per la realizzazione dell'opera, perché si parla del giugno del 2026. Già, anche questo è vero, diciamo che tutta Italia ha dei tempi di esecuzione molto molto stretti sul PNRR, lo sappiamo, noi ci siamo attrezzati a avere cantieri che possano partire in contemporanea sui 4,5 km di tracciato del percorso e faremo in modo insomma di rispettare la scadenza del 2026. È chiaro che sono tempi molto sfidanti e c'è sempre l'incognita che possa succedere qualcosa di non prevedibile, ma quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che continueremo a fare è lavorare insomma sodo per essere pronti a rispettare tutto quello che ci viene richiesto. In questa fase partirà poi anche la fase relativa agli espropri in concomitanza con l'avvio dell'iter. Sì, la delibera che atterrerà a brevissimo in Consiglio Comunale è una delibera che proprio fa la variante urbanistica e individua i sedimi dell'opera e quindi anche le aree oggetto di esproprio. E poi a seguire dopo questa partiranno appunto le notifiche che vedranno coinvolti insomma i diversi soggetti interessati dall'opera.